Bentornati insieme con i momenti di Terme, direttamente dalle Terme antica Querciolaia di Rapolano. Parliamo oggi di un argomento che sicuramente interesserà moltissime persone che ci ascoltano. Parliamo del reparto inalatorio e otorino. Lo facciamo insieme alla dottoressa Chiara Cappello, benvenuta. Grazie. Dottoressa, ovviamente le patologie respiratorie, motivo per cui le Terme sono anche conosciute, non solamente per i benefici ovviamente dell'acqua termale. Parliamo di come proprio le terme possono avere un effetto terapeutico importante. Ecco, qual è la metodologia che viene utilizzata nel vostro reparto inalatorio? Buongiorno. Allora, parlando di acqua termale, tutti conosciamo i suoi benefici come detossificante, riequilibrante e antinfiammatorio. E parlando di cure inalatorie, noi abbiniamo l'acqua termale, la splendida acqua delle Terme di Rapolano, alla potenza di un getto d'aria. Dal connubio di queste due, entità nasce la possibilità di frantumare le particelle d'acqua termale a diverse dimensioni per andare a veicolarle esattamente in tutte le parti del nostro albero respiratorio, in maniera da poter trattare le alte e le basse vie respiratorie in modo da ottenere un effetto appunto riequilibrante e antinfiammatorio. Sono trattamenti rivolti a tutte quelle persone che soffrono di patologie respiratorie croniche. Ora non dobbiamo pensare soltanto a delle patologie gravissime. Tante persone soffrono di rinite allergica piuttosto che di bronchite cronica, tante persone hanno difficoltà soprattutto nei mesi invernali o quando l'aria è piena, qui in Toscana siamo circondati dalla natura e quando i pollini esatto, il cipresso, la parietaria, chi non ha mai sentito parlare o non ha un amico o qualcuno in famiglia che ha problematiche relative a questo genere di manifestazioni. L'acqua termale appunto ha la capacità di pulire, riequilibrare e sfiammare le mucose respiratorie del nostro corpo. La differente capacità del getto d'aria compressa di frantumare a nostro piacimento le molecole d'acqua in maniera da ottenere delle goccioline di diverse dimensioni ci permette di dirigere la cura per quello che è il problema specifico di ogni singolo paziente. Ecco, dottoressa, lo abbiamo un po' accennato, però cerchiamo di far capire proprio ai nostri telespettatori quali sono le patologie sia dell'apparato respiratorio che anche dell'apparato otorino-laringo-iatra, per le quali ovviamente sono indicate le inalazioni, questi trattamenti inalatori appunto che vengono utilizzati qua alle Terme. Certo, parliamo di intanto patologie infiammatorie croniche come rinosinusiti, laringiti, rinofaringiti, bronchiti e forme lievi anche di piccole polmoniti croniche, soprattutto se associate a problematiche di tipo allergico. Quindi andiamo a trattare tutto l'albero respiratorio e poi in associazione a queste appunto rinosinusiti e sordità rinogene, quindi problematiche relative all'udito, all'orecchio, dovute a una cattiva ventilazione del nostro orecchio per un problema infiammatorio appartenente alla parte posteriore del naso e quindi alla tuba di ventilazione che consente il passaggio dell'aria dal naso al nostro orecchio. Quando è che è indicato da parte ovviamente dei medici, questo lo sottolineiamo sempre, fare cure inalatorie? Allora, intanto non andrebbero fatte in fase acuta, quindi noi non trattiamo pazienti con sfoghi acuti o sfoghi febbrili o patologie in una fase che per esempio ha bisogno di antibiotici piuttosto che un trattamento antinfiammatorio, quindi si tratta sempre di stati cronici, oppure trattare i postumi di un'infiammazione che è stata particolarmente debilitante o diciamo pesante per il paziente dal quale ha difficoltà a venirne fuori, o si possono anche abbinare in maniera preventiva, cioè chissà che magari andando incontro all'inverno passerà dei periodi un po' più difficili dovuti al cambiamento di umidità dell'aria, i termosifoni, la polvere, difficoltà respiratorie che si hanno dallo stare chiusi in casa, purtroppo in questo momento chi ha la necessità di portare spesso la mascherina, per esempio, hanno acutizzato queste problematiche. Certo, tante persone sono venute
quest'anno piuttosto che in altri anni, dicendo mi sono accorta di avere un problema da quando ho difficoltà, ho la necessità di portare la mascherina, mi sono accorta di avere più difficoltà a gestire la mia respirazione a livello nasale, a livello faringeo, perché ogni tanto si associa del dolore, del fastidio, e quindi vengono sottoposti a un'accurata anamnesi, si fa una visita e si parla col paziente per capire quale può essere il trattamento più dedicato. Più adatto, più adatto a ciascuno, ovviamente, a ciascun paziente. Sono appunto delle cure inalatorie, abbiamo detto che la capacità di queste microcellule, no? Di queste goccioline di acqua che vengono frammentate, di penetrare poi nel nostro apparato respiratorio, sono ovviamente molto più importanti di respirare semplicemente l'acqua nelle piscine termali. Quanto durano queste inalazioni? Il singolo trattamento dura di per sé una decina di minuti, però è possibile associare, dipende dalla problematica del paziente, più trattamenti in una stessa seduta. Per esempio, è possibile dei trattamenti che vengono effettuati qui alle terme, esiste la possibilità di eseguire delle inalazioni a getto di vapore con delle particelle d'acqua molto molto grandi, passatemi il termine, si tratta comunque di 100 micrometri, che vanno ad agire sulla parte proprio iniziale del nostro albero respiratorio, quindi la faringe, il laringe. Oppure un aerosol capace di arrivare in profondità nei bronchi, per chi ha necessità esistono anche le docce nasali, quindi andare a occupare e a trattare prevalentemente il naso, o le insufflazioni endotimpaniche per coloro che soffrono di sordità rinogena. Ecco bene, è possibile combinare più trattamenti in una stessa seduta, quindi per esempio normalmente a una doccia nasale o a un'insufflazione timpanica si associa sempre un ciclo di aerosol, in maniera da fare una seduta di 20-30 minuti. E l'importante è la costanza, non basta una singola seduta per risolvere un problema. I trattamenti normalmente durano dalle 6 alle 12 sedute, ricordando inoltre che il Sistema Sanitario Nazionale, a chiunque ne abbia bisogno, consente di eseguire un ciclo in convenzione di 12 sedute per qualunque sia la problematica. Ecco, abbiamo detto che i pazienti nella fase acuta del problema non possono essere trattati e ha detto lei stessa che forse conviene, per chi sa di soffrire di queste patologie, avere, come dire, un trattamento che sia preventivo, no? Prima che il problema subentri. Quindi diciamo, ad un paziente che ormai sa di dover far fronte a queste problematiche, qual è il percorso che lei consiglierebbe? Normalmente un colloquio col proprio medico di base o un colloquio con diciamo anche direttamente con noi, quindi con me, se per esempio dovessero venire a chiedere una consulenza otorinolaringoiatrica con la dottoressa Lanza, alle volte parlando proprio col paziente che viene anche per eseguire altri trattamenti vengono fuori queste problematiche, ed eventualmente appunto si associa a un trattamento preventivo. E poi la cosa importante, la cosa bella, è riuscire poi a capire col paziente se effettivamente c'è stato un beneficio e soprattutto quanto è durato. Abbiamo tante persone che ritornano ogni anno perché sanno benissimo, magari la prima volta che sono venute avevano diversi disturbi, fastidi, problemi, e poi negli anni si mantiene uno stato di benessere, quindi spesso e volentieri si accede alle terme perché c'è un problema, ma si torna perché in questo modo non si ripresenti più. Ecco, si può parlare di una vera e propria cura o c'è solamente un alleviarsi dei sintomi più gravi della patologia? Cioè si riesce poi a convivere in qualche modo con una patologia che rimane o la patologia stessa viene curata? Dipende dal tipo di problematica di base, nel senso il nostro obiettivo è la risoluzione dei sintomi, che però ad esempio nelle persone allergiche non è sicuramente una guarigione, non andiamo a guarire l'allergia, ma la risoluzione dei sintomi. Anche perché i pollini torneranno. I pollini torneranno, però prendendoli in contropiede, cercando di anticiparli, a quel punto si ha l'attenuazione, spesso e volentieri anche la scomparsa dei sintomi fastidiosi e quindi uno stato di benessere. E sono adatte a fondamentalmente a tutti, non c'è un vero e proprio limite d'età, noi li trattiamo dai bambini, l'importante è che ovviamente ci sia un minimo di collaborazione con i bambini anche più piccoli, 3 anni, 4 anni, fino a qualunque, persone più adulte, alle persone più adulte, che spesso tornano volentieri e portano la conoscenza di questo tipo di cure termali
tra virgolette un po' di nicchia, perché magari tutti conoscono il beneficio di un aerosol fatto a casa e non hanno mai pensato che al posto di utilizzare dei farmaci quando uno sta male in fase acuta è possibile seguire dei trattamenti che consentiranno per un anno, per 6 mesi, perché ci sono anche persone che hanno il piacere e la necessità, tra l'altro, di fare un trattamento anche 2 volte l'anno, però per stare bene ed evitare che si possano avere recrudescenze. Dottoressa Cappello, noi la ringraziamo per essere stata nostra ospite. Grazie a voi. E credo che insomma tante persone magari possono essersi riconosciute in questa nostra chiacchierata. Coloro che dovessero avere dei problemi, delle patologie che abbiamo cercato di descrivere in questa nostra intervista, ricordiamo che il sistema sanitario nazionale ovviamente è convenzionato per queste cure termali e queste cure inalatorie, quindi che cosa dovrebbero fare insomma per rivolgersi alle Terme Antica Querciolaia e poter capire che effettivamente hanno la possibilità di curare o quantomeno insomma di alleviare e trovare questo status di benessere che è davvero molto importante. Allora, intanto parlatene senza problemi col vostro medico di base, ascoltate anche i suoi consigli. Viceversa, noi siamo assolutamente disponibili, veniteci a trovare, vi sottoporremo a una curata intervista e parleremo insieme eventualmente delle problematiche che dovessero venire fuori. Grazie alla dottoressa Chiara Cappello, grazie alle Terme Antica Querciolaia che ci hanno ospitato come sempre, grazie per questi momenti di benessere che vi regaliamo con Canale 3. Grazie. Grazie.